Questo programma è offerto da Acqua Vita Sana e qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi Acqua Vita Sana. Da Ottica Center trovi i migliori brand bulgari, Miu Miu, Gucci, tutte le novità di Ray-Ban, Italia Independent e tante offerte su occhiali da vista e da sole. Ottica Center è rivenditore autorizzato Tiffany & Co. e Oakley. Inoltre, da Ottica Center, visita computerizzata gratuita, mappa corneale, applicazioni di lenti a contatto multifocali per astigmatici e per cheratocono. Ottica Center è al Centro Commerciale 2 Mari a Maida, al Parco del Sole a Maierato, al Business Center Le Aquile a Catanzaro. Gioielleria Rocca, dal 1898, una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terra. Il Bonsai, bar, ristorante, pizzeria, Via della Vittoria, La Mezza Terme. Bar, pasticceria, gelateria, cioccolà, Via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, alla Mezza Terme. Food senza glutine, alimenti per la celiachia, convenzionato Servizio Sanitario Nazionale. Una cascata di nuovi prodotti artigianali freschi e confezionati per celiaci e non solo. Food senza glutine, lo trovi in via Adda 28, La Mezza Terme. B&B Villa dei Fiori, un B&B immerso nel verde, lontano dal caos cittadino, offre un momento di relax a pochi minuti dall'aeroporto di La Mezza Terme, dalla stazione ferroviaria e da ben 8 km di costa sul golfo di Santo Felice Lamezia. Il B&B Villa dei Fiori è un punto di partenza per varie mete turistiche. B&B Villa dei Fiori, via Caterina De Marco 36, Santo Felice Lamezia. Da Esposito Gianluca si effettuano revisioni auto e moto in 30 minuti, centro revisioni autorizzato, inoltre convergenza ed equilibratura, assistenza e vendita di gomme delle migliori marche. Il centro revisione di Esposito Gianluca si trova in via Salvatore Raffaele 89 tra supermercato I Pini e Cantina Abruzia ed è aperto da lunedì a sabato. Per prenotazioni chiama lo 0968 46 46 05. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti quanti, oggi giovedì 17 novembre. Oggi è un giorno 17, cosa ti ricordi il 17? 17 novembre, non mi ricordo nulla, no. Siamo nel luogo che più ci è caro in questo momento. L'isola pedonale. L'isola pedonale. Qua abbiamo il bar teatro, c'è una ragazza che lo gestisce veramente con i fiocchi. Bravo. La signora Giovanna. Bravo. La salutiamo. Sai che vuoi fare? Dato che stamattina sei subito di sponsor. Probabilmente abbiamo tanto da dire, sì. Ti pregherei, ma. Non abbiamo detto oggi una bellissima giornata. Va bene, anche tu capisci, un bisule che c'è. Va bene, andiamo a rispondere. Ma come è la cucina? No, ma è venuto uno. Allora, Gioielleria Rocca, Corso Nomestrano alla Mezza Terme, Bonsai, ristorante, pizzeria, via delle Vittorie alla Mezza Terme, Cioccolat, bar, pasticceria, via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, sempre alla Mezza Terme. Food senza glutine, via Adda, senza glutine. Ma dico, posso consigliare glutine. E via Adda 28 La Mezza Terme, Vivo Marmi, via Berlinguer, Pianopoli, Samantha, ristorante, pizzeria, località Bosco Amatelli, 102 abbigliamento per donne e le migliori marche Corso Giovanni Nicola.
Giovanni Nicotera, giusto. Cimmi, Di Mario Stella. Di Mario Stella, via del progresso di fronte ex Capannone Mercure, climatizzazione civile e industriale alla Lamezia Terme. 012 Veneto. 012 Veneto. Abbigliamento per bambini, corso Giovanni Nicotera. Mi sono stancato di dire bambini, non prendete ci devi le mani. Stancare. No, no. Andate, andate, andate a 012 Benetton, corso Giovanni Nicotera della Media Terme, che ci sono veramente capacitazionali. Va, autunno e inverno. Ma guardate le camere. No, io voglio salutare lo staff. Bravo. È tutto a posto. Poi. Radiografia, ecodoplar. A domicilio, via Giuliani, Lamezia Terme. Piscina comunale, voi sapete, una bellissima location della piscina. Salutiamo il nostro Vincenzo e tutto lo staff che lavorano veramente 24 ore su 24. E tipografia grafica di Antonio Perri, via del Progresso e Lamezia. Vi stai insegnando alla rassegna stampa di ieri, cosa sapete ieri. E vi saluto, ciao. Sponsor, vi voglio bene. Dove vai? Non lo so se stamattina abbiamo il mio editore. Il tuo? Editore. 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 Il signor De Grazia. E mamma. Ti è mancata ieri a tia? Tia no, a me mi ha mancato. A tia? Sì, a me. Sì. Masatevi, a me mi manca, va. Vabbè, masate, perché te lo dici. Lo lascio qui alla mia posizione. Buongiorno Tonino, buongiorno Tonino. Buongiorno, buongiorno. So che oggi è un ospite, perciò solo due minuti rimarrò io. Sì, ma non è che l'ospite può stare 4 ore. Ma l'ospite è importante. Oddio, c'è un proverbio che dice, mo ci vo. L'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni puzza. Qua potremmo dire che l'ospite è come il pesce, dopo qualche minuto. Per l'amor di Dio. Comunque, come solo va che diciamo che va benissimo bene, ieri come è andato? Che ne manca a sto paese? Abbiamo novità? Vabbè, novità, poi le leggiamo dal comune, ci sono parecchie novità. Che è successo al comune? Vabbè, abbiamo delle notizie, c'è una guerra aperta sulla multiservizi, si sono batti, diciamo, battibeccati. C'è un intervento di Gian Turco riguardo la gestione del personale, insomma, qualcosina arrangiamo stamattina. Ho capito. Tu invece sei stato a Roma. Sì, ormai parti. Sai, ieri? Ieri ho detto che abbiamo ormai il nostro un respiro nazionale. Ieri non ho avuto tempo di prendere il caffè con un amico che stamattina è ospite qua. Ah, vabbè, dovevamo prenderci un caffè, gli ho calato il pacco. E noi pigliamo camo a stamattina, dai, non c'è problema. No, perché è molto disponibile. Vabbè, Tony, io vuoi parlare con lui perché sono argomenti. Sai che c'è un momento di politica. Con lui è ma sempre... parli in generale, poi, perché con lui si parla di tutto. Sì, ma diciamo che con lui riusciamo sempre ad intavolare una piacevole conversazione che non ha nulla di formale, che è quello che poi a me piace, no? Quindi ci mette a nostro agio, noi mettiamo a proprio agio lui, quindi. No, sono contento che il nostro, più che altro la nostra televisione, ma il nostro sito YouTube ha molti consensi anche a livelli alti, mi fa piacere. Sì, altissimi, cioè, no, abbiamo avuto le congratulazioni di Mattarella. Mattarella, no, dici che devo parlare da cui ti devi parlare. Con mia è davvero la puntata, aspetta. Francesco, c'è una grande fila. O Papa. Cucciccio, magari ne sentiamo. Aiucamo. Bene, io vi lascio stamattina perché ho altri impegni. Vi lascio all'ospite che è arrivato, ancora con le garille all'occhio perché è stato fuori sede, onorevole Sebastiano Barbanti. Con le garille? Sì, perché ieri era là, oggi è qua. Insomma, chi stava vita, bene? Una vita da pendolare proprio. Guarda, fallo venire per cortesia, vatti. Onorevole, prego, si accomodi. Buongiorno, onorevole. Ti chiedo scusa ancora per ieri. Ma figurati, tanto ormai tu stai più a Roma che non ormai frequenti le alte stanze. Sì, i quartieri cosiddetti alti. Sì. Cioè, a mia me la saccanta sta iuteca, ovviamente. No. Mi sono lavato per bene, quindi non puzzo. Non dire queste stronze. Ormai Sebastiano è di casa, davanti alle nostre telecamere.
noi lo invitiamo sempre con piacere perché, ripeto, con lui si parla a 360 gradi, è parlamentare, come tutti quanti ben sapete, è un parlamentare. Quello che io apprezzo in lui è il fatto che è vicino, ma davvero vicino al nostro territorio, vicino alla gente, finalmente una persona che la puoi toccare, no? La puoi toccare, cioè la presenza è palpabile, cioè uno si ci può affidare, negli ultimi tempi si è interessato di diverse problematiche che gravano sul nostro territorio e quindi ha tutta la mia stima, perché i parlamentari questo debbono fare, poi a prescindere se si riesce a cavar un ragno dal buco, no Sebastiano? Assolutamente. Perché poi dipende da tutta una serie di cose, no? Sì. Sì, tante volte si immagina che il parlamentare ha dei superpoteri per cui riesce a risolvere chissà che cosa, quando in realtà poi è all'interno di tutto un contesto che è molto più complicato, perché poi purtroppo anche la comunicazione che abbiamo oggi non aiuta a capire la complessità della macchina anche burocratica, che per carità va snellita, senza ombra di dubbio, però come hai detto tu, l'importante per quanto mi riguarda è occuparsene dei problemi, viverli, respirare quella stessa aria e poi provare a risolvere qualcosa. Noi infatti stamattina è stato qua da noi un dipendente della Fondazione Terina. Sì. Sapete che la Fondazione, che è successo? Ma tu mi hai subito sbanticare, c'è Mario, vado a attendere, siamo in una botte di ferro con Mario, scusate, c'è stato un dipendente appunto della Fondazione Terina che mi ha, notiziato che loro lunedì, quindi credo 21, no? Sì. Giorno 21, scenderanno nuovamente in sciopero. La vicenda della Fondazione Terina mi pare che tu l'abbia, no? Sì. Affrontata più volte. Molto. Ma dico, onore, ma dov'è la difficoltà? La norma c'è. Grazie a questa norma, mi pare la legge 24, qual è? Sì, a memoria. Voglio dire, pare che già la Regione abbia effettuato diversi spostamenti, uso un termine magari un po' improprio, eccetera. Ma dico, perché questa Fondazione Terina stanno nascendo tutte queste problematiche? Dico, che sta succedendo? La gente, soprattutto i dipendenti, attenzione, i dipendenti come al solito sono arrivati sempre a 4-5 mensilità, Sì. E perché la Regione sta utilizzando un bello metodo, ci pagano una mensilità, quindi restano sempre 4-5, cioè come se ammutessero poco, no? Dico, piatevi questi 4 soldi, cioè la mettiamo sempre sulla questua, perché noi in Calabria siamo purtroppo, no? Dobbiamo subire anche queste cose. Allora, cosa brutta è che si deve subire questa cosa in un ente di ricerca, quella della Fondazione Terina, che è un gioiello e che dovrebbe essere davvero uno dei valori fondamentali che abbiamo in Calabria, perché si occupa di agricoltura e noi dovremmo camparci di agricoltura. Sì. Ma la questione non è solo degli spostamenti, quello sì, è un pezzo di tutto un puzzle comunque che va costruito. Gli spostamenti vanno fatti per eliminare, diciamo, qualche costo del personale. Pare che ci siano almeno 10-15 dipendenti, cioè che sono in più rispetto al fabbisogno. Esatto. Ma soprattutto che hanno delle mansioni che sono poco utilizzabili anche dalla Terina, quindi potrebbero essere spostati in altri enti. Sì. Dove potrebbero lavorare meglio e essere anche più utili. Sì. Quindi e lì basta una delibera, e anche da questo punto di vista io non so come mai si stia tardando così tanto, anche perché è stato stilato poi tutto un piano. Quando è stato una ventina di giorni fa, io ero con i lavoratori alla Regione giù quando si stilava, diciamo, un piano per il rilancio, e a dire il vero era un piano anche molto dettagliato, quindi aveva dato belle speranze, però ancora tutt'oggi sono passati 20 giorni, 25 giorni, non si sa nulla, non solo negli spostamenti ma anche in tutto quanto una serie di attività
che la Fondazione Terina potrebbe fare, come l'apertura di un centro fisiopatologico, scusami, ma io, con i termini... Sì, sì, vabbè, ma pure io, signor, okay, ma pure so. La gente che ne senti, no? Cioè, intanto stiamo parlando... intanto... Non chiedermi però. Sì, fitopatologico, perché stiamo parlando di centro agroalimentare, quindi quando dice l'onorevole che in effetti è una, come posso dire, è un fiore all'occhiello per la nostra, per il nostro territorio, dice il vero, ma non ho capito perché non debbano, abbiamo, non debbano... Abbiamo milioni di euro di attrezzatura all'avanguardia, alcune attrezzature di quelle ci sono soltanto qui in Calabria, abbiamo dei ricercatori che sono bravi, dobbiamo soltanto ovviamente dargli il lavoro e in questo caso anche la regione dovrebbe prendere le libere. Io guarda, siccome ero contento, ma ora abbiamo sentito in questi giorni, è ovvio che io un passaggio in regione, un passaggio molto duro lo farò, perché a questo punto io non voglio più che le persone vengano prese in giro, devono rispettare soprattutto quella scaletta che si erano dati anche di interventi e devono farlo. Cioè io sono abituato così, se non si può fare nulla, te lo dico. Dico, sì. Ah, mi dispiace, non si può fare nulla, dovete morire, chiudiamo. Sì. Altrimenti, se nel momento in cui ti dico, abbiamo un programma che si può seguire, potete fare questo, questo e questo, così come anche da comunicato stampa della regione stessa, a quel punto va fatto. Va fatto. E ripeto, io non ho ovviamente nessun pregiudizio anche a scagliarmi contro una regione che è amministrata dal mio stesso... dalla mia stessa parte politica, perché? Perché io impronto la mia azione politica nel massimo rispetto e soprattutto nel non fare vergognare gli altri del mio operato politico. Ovvio. E così come lo faccio io, pretendo che lo facciano gli altri. Ma mi auguro che qualcuno ti stia a sentire. Certo è che la regione sta, voglio dire, in questi due anni non ha fatto altro che conferenze stampa, almeno per quanto mi riguarda, io credo che non abbia costruito un posto di lavoro, ha aperto 10.000 fronti, non ne sta risolvendo uno. Io penso, ma questo lo dico io, che ad oggi se voglio stilare una, voglio dire, tirare le somme, io devo dire a Mario Oliverio, Mario, è vera bontà, ma ad oggi, in questo momento... La tua gestione è fallimentare, senza contare tanti incidenti di percorso di qualche assessore, no? Che ha fatto ridere un po' l'Italia, siamo stati un po'... È anche vero che infatti il primo passo falso, vabbè, quello con la Giunta, diciamo, ha fatto buttare un anno di lavoro che si era fatto, quindi diciamo che è solo un anno che sono a regime. Gli darei un altro po' di tempo, però ovviamente insomma bisogna un attimo accelerare qualcosina comunque. Sebastia, pur non essendo appartenendo alla stessa parrocchia, io ti dico che io su Mario Oliverio ci contavo tantissimo, perché io a Mario Oliverio gli riconosco una storia politica e un'esperienza pazzesca, notevolissima. Però provo onestamente provo delusione, perché qua non è che dobbiamo parlare solo di Fondazione Terina, parliamo un po' di Calabria Verde. Calabria Verde, che è nata da poco tempo, quindi neonata, potrebbe giocare un ruolo all'interno della regione non indifferente. Infatti io sono abbastanza critico con tutti quelli che mi rompono le palle sempre a fare sto paragone a... In Canada, che è 10 volte più grande della Calabria, bastano 3-4 mila ranger per, voglio dire, per gestire tutti i parchi e tutto il verde, mentre in caso 5, capocà, questi famosi dipendenti di Calabria Verde, i famosi forestali, ormai sta diventando una leggenda metropolitana, c'è gente che è rimasta ancora a 25.000, cioè... Non hanno capito che tra trasferimenti, tra pensioni, eccetera, eccetera, oggi sono 5.500, 5.600. Uno può dire, ma sempre un esercito è. Ho capito, ma se qua Calabria andiamo sulle pagine dei giornali, non per il lavoro, non per progetti, ma perché qua rubano? No. Avete visto le ultime vicende che hanno interessato Calabria Verde? Cioè non ne usciamo più. Calabria Etica, per esempio...
su Calabria Etica, per esempio, è calato, voglio dire, una nebbia che non ti dico, eppure a me sembrava, a prescindere di tante altre cose su cui non voglio entrare, eccetera, ma che funzionavano quei servizi, eccetera. Cioè, voglio dire, io capisco la politica, capisco il primato della politica, capisco che debbono occupare tutti i gangli della politica, però fateli funzionare. Sebastiano, tu devi fare una guerra in regione, devi fare una guerra, voglio leggere i giornali e voglio vedere il tuo intervento, il regione ci dice, oppure con Mario vi vedete in te segrete stanze e ci dice, ma come mi hai? Guarda che fuori c'è una percezione terribile, negativa. Allora, rispetto al superato, se posso rassicurarti, su alcuni aspetti, ad esempio come anche quello dei rifiuti, l'ho fatto, anche perché io sono anche rispettoso degli spazi che anche il partito mette a disposizione, no? Ho sempre detto, ne parlo, diciamo, in camera caritatis o comunque all'interno degli spazi di dialettica politica, no? Che il partito mette a disposizione, io ne parlo lì, al nostro interno, lo dico una volta, lo dico due, alla terza però, quando tutto è mobile, io poi devo anche rendere conto ai cittadini, sì. Perché per quanto mi riguarda io ho sempre interpretato la politica come un mezzo per poter operare e fare qualcosa di concreto sul territorio. Per me, lo sai, i cittadini sono dei compagni di viaggio con cui confrontarsi costantemente, e se non riallacciamo, se non riannodiamo questo rapporto tra i cittadini e la politica, perdiamo di quando vista, io insisto che c'è uno scollamento che è evidente tra la politica, no? Ecco perché poi nasce il populismo, chiaro. Ecco perché poi viene a galla l'antipolitica, viene per questo, no, ecco perché devi cambiare metodo. Però attenzione, metodo. La risposta alla cattiva politica non è l'antipolitico, il populismo, che non portano a nulla e l'abbiamo visto in determinate anche città d'Italia. La risposta a una cattiva politica è l'esigenza di una buona politica. E certo, giusto. E perfetto. La buona politica la scelgono i cittadini nelle urne, nelle competizioni elettorali competenti. Sì, 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 sono perfettamente d'accordo, però che vuoi, Sebastiano? No, vabbè, poi, è ovvio, poi il mal di pancia non lo puoi togliere alle persone. Hai capito? Il problema è qual è? Che la gente è talmente arrabbiata, ha talmente subito tanto, che oggi praticamente quando vedo un politico succede sempre anche nel tuo mondo. Sono pochi i politici che vengono apprezzati, no? Cioè c'è una battaglia dappertutto. E va benissimo questo discorso, solo che bisogna canalizzare questo risentimento, questa voglia anche di riscatto, perché mi rendo conto che sia anche quello, non in un qualcosa che potrebbe far cadere dalla padella alla brace. Ricordiamoci dubbio. Che il ventennio fascista, come il nazismo, è nato proprio da questa cosa. Ma bisogna canalizzare questa voglia di risentimento in un qualcosa poi di costruttivo, discernendo ovviamente. Ecco, è qua il popolo, i cittadini un po' peccano, perché il cittadino già per sua natura non ha sempre delegato la risoluzione dei problemi al politico di turno. Sì. Non è così, la partecipazione è importante. Sì. Cioè, allora, tutti quanti, noi abbiamo Sebastiano, è il nostro portavoce, benissimo. Allora, è ovvio che va ad interloquire Sebastiano, non possiamo andare tutti quanti noi, no? E questo mi sta bene, però ci vuole la partecipazione di tutti quanti, perché in quanto a partecipazione alla media, per la verità, io sono rimasto sempre di stucco, sempre scandalizzato, in ogni battaglia, tra virgolette, questo limite c'è, onore, questo limite c'è purtroppo nei cittadini, c'è una sorta di pigrizia, no? E quasi di rassegnazione. A mia rassegnazione è una cosa che mi spaventa tantissimo. Sì, concordo. O no? Concordo. Quale rassegnazione? Noi, Lamezia, è inutile che ne leggiamo sempre a bocca queste potenzialità, questa posizione strategica. È un contenitore, Lamezia, a cui dobbiamo dare dei contenuti. E ci vuole la partecipazione di tutti, è inutile che ne ammazziamo qua. Anche perché quello che ti ricordo, ho sempre detto, è che Lamezia è una città che alla politica ha dato tanto, ma che dalla politica ha ricevuto poco. Sì, o niente. Bravissimo. Però anche quello, se dobbiamo restituire
ovviamente è una delle cose che io ritengo imprescindibili, una dignità politica e non a Lamezia. Bisogna davvero che le persone comincino a partecipare un po' di più, che ci aiutino. Sì. Perché sì, io sì, più di, come hai detto tu, portare laddove compete le istanze me le porterà avanti tu, è chiaro che devi andare avanti tu, è normale, a livello parlamentare, a livello regionale, perché dico, Sebastià, queste sono le istanze dei cittadini, quindi noi vogliamo che tu non faccia presente questo, e tu sei il nostro portavoce, però poi, voglio dire, è anche la cittadinanza, cioè qua alla mezza si è perso il gusto di fare politica. Io mi ricordo tanti anni fa, c'era un fermento culturale, politico eccezionale, probabilmente sto parlando di 40 anni fa, no, poi via via quasi è tutto appiattito qua alla Lamezia, sono diventati i vecchi rivoluzionari, si sono imborghesiti, come si dice, e sono diventati parte del sistema, figurati. No, quindi una delusione che non però, ti dico. Però attenzione, perché ora, hai detto bene, 40 anni è finito un ciclo, ora ne inizia un altro, adesso noi non dobbiamo perdere più il treno, noi in questo momento dobbiamo dimostrare di tornare a essere una comunità davvero, sì, per chi vuole ovviamente partecipare e provare ovviamente a cambiare le cose, perché adesso il tempo c'è, le opportunità ci sono. Bisogna ritrovare quel fermento. È un momento oggettivamente, Sebastiano, molto difficile. Ed è proprio dal momento difficile che poi bisogna avere anche la forza di rinascere, perché altrimenti che succede? Ti accappotti del tutto. Sì, non ci sono e non dubbi. Possiamo permettercelo. No, ma io non lo so se tu sarai d'accordo con me. Oggi la gente si trova in un momento di grande difficoltà, sul piano economico soprattutto. C'è una sofferenza incredibile, quindi ho la vaga impressione che la gente sia presa più da questi problemi, no? Sì. E quindi questa svogliatezza, questa pigrizia, probabilmente derivi anche da questo, no? Sì. Cioè la gente dice, ma io, uno dice, da parte là, Otone, sì, la predica è bella, però qua alla casa io un po' somente devo pranzo con la cena, oppure ho un figlio disabile e la regione rompe anche i gabbasisi con quella sortita, con quell'uscita che non ti poteva fare a meno, cioè non lo so, è un momento, fare opera di sensibilizzazione in questo momento non è facile a mio parere, no? Tu per esempio che sei una persona di una onestà intellettuale incredibile ed è piacevole perché tu alla gente dedichi del tempo con come posso dire, con nonchalance, cioè PT è una cosa normale, dedicare del tempo alle persone, eccetera. No, però io faccio semplicemente il mio lavoro con felicità e con gioia, è semplicemente questo, è davvero, davvero solo questo, con felicità e con gioia. Ecco, spirito di ovviamente di servizio. Di servizio, sì. Sì, poi sì. Ovvio, io mi rendo conto che ci sono persone che, come dici tu, hanno difficoltà. Però ricordiamoci una cosa: quando tutto è bloccato, comandano e comanderanno sempre le stesse persone. E non c'è dubbio. Le cose fino ad ora non ci sono piaciute, quale occasione migliore di provare a cambiarle? Sì, cose? Sai perché è pericoloso? Perché c'è gente che riesce a parlare, come si dice sempre, alla pancia delle persone, no? Cioè io vorrei dire alle persone, alla gente, fate attenzione alla demagogia, alla retorica, alle cose scontate, no? Non vogliamo che le pensioni d'oro non ci siano più, e chi ne è che dice che no? Vogliamo, e chi ne è che dice che no? Cioè voglio dire, fate attenzione a quei personaggi, o come dice De Luca, il noto presidente della regione, personaggetti che dicono cose troppo scontate per non essere accolte positivamente. Parliamoci chiaro, cioè contro la casta, chi è oggi che non è contro la casta? Ma lo siamo tutti contro la casta, contro i privilegi, contro coloro che stanno scialacquando le casse dello Stato, ma chi è che... Però fate attenzione, noi non abbiamo bisogno di populisti, non abbiamo bisogno di questi avventurieri, noi abbiamo bisogno di gente seria,
di persone serie, no, al quale affidarci, o no? Cioè, come, cioè Antonello, vieni qua, vieni qua a salutare, sì, vieni a salutare la cittadinanza, cioè Antonello Coclite che non vuole salutare la cittadinanza, è un fatto di una gravità inaudita, questo è uno sgubo. Cioè, caro mio, vieni qua, fatti vedere, fatti vedere. Fatti vedere che c'è il regista, come stai? Dammi un bacio. Bene. Intanto ti annuncio che a breve saremo, ci sarà il famoso presepe, tu l'avrai visto, no? È favoloso, ha vinto 100 premi, pure l'Oscar ha vinto, eccetera. Quindi ci vediamo, veniamo a fare la rassegna stampa là. Lo vediamo. Avete visto Antonello? Antonello, scusatemi, io ci vogliamo tutti quanti bene e non vedo l'ora di essere nel suo. Ti dico una cosa bella, sai, oggi è la festa di Santa Elisabetta, è la festa di tutti i poveri. Oggi? Sì. Perché Santa Elisabetta era una regina che poi ha dedicato la sua vita ai poveri. Bellissimo. Buona giornata. Una regina che ha dedicato la sua vita ai poveri, quindi oggi è la festa dei poveri. Praticamente, sintetizzando, oggi è la festa nostra. A mia. Sebastiano, no, fatti là. Perché i poveri qua, chi ne è? Chi buono? Chi ne è? T'ammiratori lui. E ho saputo che arriva, non so se, non credo che non si offendi, però a ministra, chi la bonazza da Boschi, o mi sbaglio? No, no, non ti sbagli. Sabato dopodomani, 19, alle 11:30 al Teatro Umberto, viene la ministra Boschi. È l'enuccia nostra, è l'enuccia nostra. Viene ovviamente per il referendum, no? Sì, 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 viene per illustrare la riforma costituzionale. Vedi, questo è magari uno dei momenti che, per quanto mi riguarda, a prescindere da come uno la pensi, sì, però è sempre un personaggio comunque di un certo spessore, è un ministro, insomma. Da quando è che non viene un ministro qua alla Lamezia Terme? E noi portiamo uno dei ministri più importanti, sì, che c'è attualmente sul panorama, a, sì, parlare ovviamente della riforma costituzionale. Penso che comunque sia sempre un momento anche per, insomma, sentire. Ma anche di confronto, pure, scusami. Assolutamente. E mi dico che dici chi sta. Bravo. Al di là della bellezza, bella, che non è. La cosa poi bella è che da lì poi parta una discussione, un dibattito. Io sarò contentissimo nel momento in cui, un secondo dopo che la ministra chiuderà l'intervento, si calerà nel sipario, le persone in città, nella platea, fuori dal teatro, discuteranno, parleranno, ah, ma come la pensi, ma tu che ne pensi del bicameralismo, ma che ne pensi della riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali, ma che ne pensi del taglio dei senatori, indipendentemente da quello che voti. Sì, cioè, sì. Non mi interessa quello che votano le persone, mi interessa che le persone votino secondo coscienza, sapendo che cosa votano. Vabbè, questo è un errore clamoroso che ha fatto il sono nostro premier. Sono d'accordo. Perché ormai la gente, un suo caccia da capo, sta personalizzazione, questo maledetto referendum, nonostante i suoi passi indietro, nonostante le sue giuste, guardate, no, sì, hai sbagliato, vi chiedo scusa, non è così. È una cosa che la gente non sa curare. Poi non dimentichiamo. Sì, ma poi non dimentichiamoci che dall'altra parte stanno imbarcato su Pastar che non è di tutto e di più. Sì. Cioè, o diavolo e l'acqua santa, cioè c'è di tutto in quel calderone, ecco perché non mi piace questa storia. Io non vi dico per chi voto, perché il 4 dicembre sarò a New York, perché mi hanno, voglio dire, gratificato del premio Calabrese in the World 2016, quindi con Giovanni partiamo per New York e sarò ospite degli italiani in America, quindi è un premio prestigioso, poi vi manderò i saluti tramite Facebook. No, perché l'ho pubblicato ieri, capito? Perché io sono assente il 4 dicembre, quindi non mi esprimo. Leggete bene quello che vuole il Premier, leggete bene quello che vuole il no, il sì e il no. Cioè, non lasciatevi, come si dice, obnubilare o fregare. Cioè, Renzi può essere anche antipatico, ma se la legge è buona. Allora,
Renzi rimane voglio dove? Dire, o viceversa, intendiamo che io non voglio pubblicizzare nulla, né voglio assolutamente, perché quella televisione che ha preso una parola, io mi tengo fuori, io sono neutro, cioè, qua ho chiaramente qua un prestigioso rappresentante del centro-sinistra, del PD, qua di Lamezia, nello parlamentare, so, vi sta dicendo chiaramente per chi vota, o cioè per cosa vota, voti? Sì, assolutamente, sì. Ma anche perché Renzi rimane, l'ha detto, rimane, ma poi comunque Renzi si toglie per chi lo vuole togliere, nelle politiche. Certo. Qua stiamo votando non sì o no al governo Renzi, qua stiamo votando sì o no a un'altra cosa che è il referendum. Cioè, qui la questione è che tutte le forze politiche che bene detto che si sono coalizzate, diciamolo, noi abbiamo provato in tutti i modi a spiegare nel merito la riforma e continueremo a farlo, ma a quelli non gliene frega nulla del merito della riforma. No, non bisogna andare a casa. Quello a cui tendono quelle forze politiche è nel conservare le loro poltrone. Perché altrimenti non ci credo perché le persone vogliono votare no al taglio dei senatori, al taglio degli stipendi dei consiglieri regionali, al taglio dei finanziamenti ai gruppi consigliari, sono soldi. Certo che cioè, sono soldi. Qui la questione è tra... Insomma, si tagliano privilegi alla cosiddetta casta. Bravo, ma questo è... Cioè, qui dobbiamo capire se i soldi pubblici con il sì tornano alla sanità, col no vanno negli stipendi dei consiglieri regionali. I soldi pubblici con il sì finiscono in un sistema anche di welfare o di trasporti, che qua siamo ovviamente all'età della pietra, e viene finanziato quello. Col no vanno agli stipendi dei senatori. Cioè col sì i soldi pubblici tornano al pubblico, col no finiscono alla casta. C'è poco da fare. E qui... Questa che sta sotto io se l'avevo mai sentita, per la verità. Ma quello nei è vari se uno legge... Show che io, no, nei vari talk show che io seguo, seguo per ragioni, no? È oggettiva, perché io mi guardo in televisione, salto da un canale all'altro per avere poi elementi da poter, no, sciorinare qua nella nostra rassegna stampa, in sta tele caccamella, in sta tele scatola. Oh, e attenzione, questa è una roba che ci tengo molto, stanno cercando di dividere gli italiani. Gli italiani non si dividono, l'Italia è unica e indivisibile. Sì. Quello che sta succedendo è che ci sono due gruppi di dirigenti politici, uno che ci tiene a dei valori fondamentali della Costituzione, il primo capo della Costituzione, il primo titolo non viene cambiato, e quella è la carta d'identità della nostra Costituzione, il secondo è quello che tiene alle poltrone. Qui è una divisione tra un'Italia nostalgica e una invece del domani, in una che guarda al passato, in una che guarda al futuro. E attenzione anche a un'altra cosa. Siamo in un momento in cui la dimensione del dissenso, della protesta, si sta trasformando, viene vissuto come odio. Beh, come odio. Ti do ragione, sì. E questo noi non dobbiamo consentirlo. E dobbiamo, in questi ultimi giorni che ci rimangono, non solo fare il porta a porta incontrando le persone, ok? Anche perché è fondamentale andare a ritrovare quello che è lo spirito anche di comunità e parlare con le persone, come dici tu, toccarle le persone. Sì, sì, sì. Ma dobbiamo soprattutto parlare alle persone per fargli capire che devono decidere che cosa deve essere quel futuro per l'Italia. Se deve essere di nuovo un'Italia dell'ennesima occasione persa, oppure un'Italia della speranza e di quello che può venire, dell'occasione data a tutti quanti. Siamo sempre il paese di Machiavelli, no? Bravo, se deve essere ancora bravissimo l'Italia gattopardesca, dove, capito, devi fare... Oppure se deve essere un'Italia più giusta, più innovativa. Tutto cambia finché nulla cambia, insomma. Bravo, deve finire. Come ho detto prima, coloro che ovviamente sponsorizzano... Come detto, se la cucchi tutti assieme, se li metti assieme quelli del no, non è che ce l'hanno un'idea. Se gli chiedi ditemi un'idea, benissimo, votate no, ditemi un'idea di come volete la riforma costituzionale. Quello vuole il presidenzialismo, quell'altro vuole la democrazia diretta fatta attraverso... Ma è normale, è un crogiuolo di... Ma ci mancherebbe altro. E ma allora, questo lo stanno notando tutti, mo a prescindere... Ma allora è lo scontro tra quelli che vogliono distruggere e quelli che vogliono costruire. Insomma, in sintesi, cerchiamo di smentire a Benito Mussolini. Quando Benito Mussolini disse: governare gli italiani non è difficile, è inutile. Smentiamolo. Assolutamente. Smentiamolo a Benito, no? Assolutamente. No, ha detto che è inutile. Perché l'ha conosciuto, no? Poi, come dicevamo prima,
se tutto rimane com'è, continuano a governare i soliti. Noti. No, perché nell'immobilismo continuano a sguazzarci i soliti noti. Finora, in Italia, soprattutto in Calabria, dove il disagio è chiaro, stiamo male, se siamo l'ultima regione dell'Italia, un motivo ci sarà. Allora, se tutto fino ad ora è andato a schifo, non ci piace, non è andato bene, siamo nelle condizioni in cui siamo, vogliamo continuare a mantenere tutto com'è votando no? O vogliamo provare a cambiare? Poi ci prova! Qua in Calabria è più complesso il discorso, che c'è uno salto culturale pazzesco. Però non facciamo sì che questo salto culturale diventi un alibi. Io questo sarebbe un'offesa ai cittadini, all'intelligenza dei cittadini. Sono perfettamente d'accordo con te, ma in Calabria giocano tantissime dinamiche. No, c'è una regione che ha fatto della genuflessione cara gente, ha sempre sbagliato tutto, non ha capito nulla. E i politici hanno capito perché giocano sullo stato di necessità. E quando è che rialziamo un po' la testa tutti quanti, anche andando contro le persone che finora hanno comandato, e cerchiamo di dimostrargli che invece i calabresi ci sono, che sono quelli della testa dura, che sono quelli che effettivamente vogliono avere di nuovo i loro diritti, vogliono riscattare i propri... Quando è che lo facciamo? Su questo io ovviamente non ho lo stesso ottimismo tuo, è giusto che tu dica no, ti esprima in questo senso. Io al calabrese brigante, no? Quando dico brigante dico uomo, testa dura, caparbio, uno che crede in alcuni valori, perché per me il brigante no, è stato un rivoluzionario, non è stato un delinquente come ce lo hanno dipinto quelle quattro minchie mosce dei settentrionali. Noi abbiamo subito il primo olocausto in Calabria, qua da parte dei piemontesi, quindi che non rompessero i coglioni con le loro chiacchiere. E Garibaldi, Cavour, Mazzina e compagnia per me non sono stati degli eroi, è chiaro, da piccola a scuola mi hanno inculcato queste cose. Per mia Garibaldi era Garibaldi. Ebbene, oggi in un'età matura, dopo aver letto qualche fumetto, mi rendo conto che non è così. Ma questa è tutta una storia. Io ci credo, ci credo che esiste questa Calabria che rialza la testa, che è una maggioranza ma è disorganizzata ed è governata da una minoranza che è più organizzata. Ci credo in queste persone che vogliono riprendersi la propria terra e riscattarla, perché se non credo in questo, a parte che ci ho speso troppo tempo per tirarmi indietro ora. Per te è diverso, ma perché non posso ora tirarmi indietro da questa cosa? E ci credo davvero, perché non credere in questa Calabria che vuole crescere, che vuole rinnovarsi e che vuole riscattarsi, significa dover credere e quindi rassegnarsi che c'è una Calabria che non andrà da nessuna parte, e io non posso consentirlo, ma non per me, per te, per i nostri figli, perché io non voglio che se ne vadano fuori. Io sono andato via dalla Calabria. Sì, ma non ce ne sono e poi sono tornato e voglio rimanere qua. Non ci sono dubbi, ma anch'io per alcuni versi faccio questo discorso ogni tanto rivolgendomi ai cittadini, ai giovani, eccetera. Dico che incomincio a perdere le speranze da questo punto di vista, perché ogni giorno mi accorgo, insomma, Sebastiano, quando io leggo che in alcuni c'è una retata di polizia o di carabinieri, di forze dell'ordine, e gli stessi cittadini impediscono il regolare svolgimento dell'azione delle forze dell'ordine, cioè in alcuni, Tony, quanti sono? Attenzione, hai ragione. Poi un numero. È la minoranza organizzata, è quello, e non possiamo consentire. Io sono di un avviso: quando più una sfida è impegnativa, tanto più c'è soddisfazione, tanto più impegno ci devo mettere, tanto più sarà soddisfazione quando quella sfida noi la vinciamo. Perché la vinciamo? Non abbiamo alternative. Ora, a parte la questione dei cittadini, dei carabinieri, anche chi dice in questo momento che tanto poi, bocciata questa riforma, tra 6 mesi se ne fa un'altra. Ma sono quelli che parlano che per 30 anni non hanno fatto nulla e hanno portato l'Italia com'è. Non ci sono dubbi. Ma poi tra l'altro, se io venissi... La gente, questo, guarda, la gente, io vorrei che la gente non venisse sottovalutata. Perché si guardano per chi l'archeno è. E quando dico che c'è di tutto e di più, c'è un sacco di gente che è là, su Baghiluscranno parlamentare da 30 anni.
No, praticamente ha fatto i calli del Teretano, ma stiamo scherzando. Poi anche un'altra cosa, no? Se io adesso vi chiedessi, no? Non farmi domande difficili. No, 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 è una domanda... C'è una domanda di riserva. No, poi. È una domanda retorica. Vabbè. Quindi, se io adesso ti dicessi, no? Perché non rimettiamo il nucleare? Tu che cosa mi dici? Ma guarda che c'è stato un referendum. Gli italiani hanno detto no al nucleare. Se adesso passasse il no, quelli che dicono che tra 6 mesi si fa qualcosa, tra 1 anno, tra 2, quello che è, come potrebbero riproporre l'abolizione del bicameralismo paritario e quindi tutta la perdita di tempo, il taglio agli stipendi dei consiglieri regionali, la riforma del titolo quinto, il taglio del CNEL, come potrebbero riproporlo? Perché chiunque si alzerebbe e dice no, no, è stato fatto un referendum, avete votato no. Quindi vuol dire tenerci 2 camere che sono la copia l'uno dell'altro, sì, tenerci gli stipendi da 10.000 euro ai consiglieri regionali, caso, tenersi il CNEL. Siamo l'unico caso nel mondo con doppia camera e luogo. Cioè, ma vi sembra che in welfare, tu prima hai parlato dei disabili, che è legato a una tematica del welfare, quindi vuol dire anziani, anche disabili, assistenza ai cittadini. Ti sembra che attualmente la Valle d'Aosta spende 225 euro per abitante e la Calabria ne spende 25? Cioè, questo non è una questione economica. Beh, chi si sembra? No, no, non è una questione economica, è una questione di poca efficienza anche dell'apparato burocratico. Quando si parla della riforma del titolo quinto, significa questo, mettere tutto sullo stesso piano. Ti sembra che attualmente nella sanità ci sono dei farmaci oncologici, e parliamo di farmaci oncologici, che in Lombardia arrivano 3 anni prima, da noi 3 anni dopo. Maroni sta dicendo bisogna votare no perché altrimenti dal punto di vista della sanità la Lombardia diventerà come la Calabria. Ma porca miseria, ma io dico bisogna votare sì affinché la Calabria diventi come la Lombardia. Ma vaffanculo, ma no, ma che cazzo? Perché i farmaci oncologici noi non dobbiamo averli 3 anni prima. Sì, e a questo serve il titolo quinto. È un'affermazione degna di te, degna di te. È un'affermazione questa qua degna di te. Quando viaggiamo sulle ferrovie, che sono i treni sgarrupati, voi lo sapete che la freccia argento che abbiamo, che ci collega col resto dell'Italia, quella lì nel tratto calabrese, la paga ovviamente la Calabria, deve compartecipare. Sì. Soldi noi non abbiamo. Ecco perché abbiamo anche i treni sgarrupati. E quando diciamo sì alla riforma del titolo quinto con la riforma costituzionale, significa che queste risorse vengono messe a fattor comune. E avremo dei treni più efficienti. Però vedi qua, Sebastiano, alla luce di tutto questo ragionamento che stai facendo, no? Io ti sto seguendo molto. Stai prendendo. Che bua! Ha vincito pure tu? 2 minuti. Ha vinto, ma ieri un bagno. E vai al bagno, mi chiede a me, giù, non capisco. C'è Giovanni che mi ha detto maniera. No, ma alla luce di quello che stai dicendo, no? Però in tutti questi talk show, no, in tutti questi incontri, io non ho visto nessun esponente di coloro i quali votano il sì, no? Spiegare punto per punto di che cosa si tratta. Cioè tu hai toccato diversi punti, no? Quando non ti sei soffermato a dire titolo quinto, ma tu in questo momento hai sottolineato all'interno di questo titolo quinto chi c'è, o mi sbaglio? Scusa, lo stesso Renzi perde un po' che c'è lì tempo ad altre cose. Quando parla con le maniche impadate, luogo se parte parte. Invece tu hai fatto un sacco, ecco, per esempio, hai toccato il tema della ferrovia, hai toccato il tema della sanità, che in quei punti non c'è, non si legge, però fanno parte tutti del titolo quinto. Quindi questo discorso paritario. Devo no? sapere altri due. Rapidi, rapidi. No, io, oddio, io, ma soprattutto tutti quanti noi. I contratti di apprendistato, i ragazzi che ora fanno i tirocini, che cosa ti succede mo? Che se tu fai un tirocinio nel Lazio, passa il periodo, non viene assunto e vieni chiamato da qualche altra ditta in Emilia Romagna. Tu lo sai che lì il tirocinio che hai fatto nel Lazio non ti vale e devi ripartire con un altro tirocinio. Se passa la riforma, anche con la questione del titolo quinto, il tirocinio che hai fatto nel Lazio ti vale anche nell'Emilia Romagna, quindi quella ditta ti deve assumere. Insomma, parti giù da zero, se no non è costretto a partire sempre da zero. Poi ti vuoi incazzare ancora di più, l'Expo, Lombardia, stand della Lombardia, stand della Regione Calabria.
Si può dire tutto, la Lombardia, la locomotiva d'Italia, lo sappiamo, insomma tutto quello che vogliamo, ma a livello di bellezze paesaggistiche, di prodotti enogastronomici? È davvero abbondante, la Lombardia è una eccetta. Cioè, con tutto il rispetto parlando, ma ovviamente, chi è stato all'Expo ha potuto vedere lo stand della Lombardia e lo stand della Calabria. Ma attenzione, ma perché? La responsabilità è che è la regione nostra o la regione Lombardia? No, la questione è dei soldi, perché ovviamente il nostro stand l'abbiamo pagato con i soldi nostri per quello che possiamo, Lombardia con i loro, ma qua stiamo sparando, stiamo scontrando uno che guida un tir con uno che guida una bicicletta. Con la riforma del titolo quinto, tutte diciamo, le politiche che riguardano anche la promozione del turismo vengono messe a fattor comune. E ci muoveremo con un unico, con una parità anche di risorse. E questo significa più turismo anche qua, più possibilità di promuovere il turismo all'estero. E vuol dire ristoranti più pieni, alberghi più pieni. Oh, non è la panacea di tutti i mali, Non parlare come Berlusconi, che è no caone che nessuno. No, chi Berlusconi? Non è la panacea di tutti i mali. Non è la panacea di tutti i mali, perché se poi continuiamo ad avere il mare sporco, ma quello dipende da noi. Se le strutture sono fatiscenti, quelle dipende da noi. Se non abbiamo anche la cultura del servire il cliente, quello dipende da noi. Non c'è dubbio. Però cominciamo con la riforma a mettere una base, diciamo, a costruire il massetto, come si dice, no? Poi una mano del resto ce la dobbiamo mettere. Io lo voglio ribadire di nuovo. Questo tipo di esposizione che tu hai fatto adesso nell'ultima parte della nostra intervista è quanto mai chiara ed esaustiva, ma ti prego di credermi, tantissime cose le sto apprendendo oggi, probabilmente perché questo è un mio limite, intendiamoci, non è che io sogno più che un giornalista, un giornalaio. Quindi però devo dire una cosa. Dato che ho l'abitudine di guardarmi tutti questi incontri, scontri, no? Che ci sono sulle reti generaliste e non, io mi sono reso conto però stamattina che in tanti non è che sono stati esaustivi riguardo ad alcuni punti. Lascia perdere a CNEL, che ha gente un sacco di acronimo, non ci devo niente a nessuno, chiudetelo lui, che non interessa, tanto in quanto. E come posso dire, ad enti inutili in Italia ci dà ancora un chilometro, no? Però ti ringrazio perché diciamo ho appreso io qualcosa in più stamattina, perché tu ti sei calato in questo titolo quinto, evidentemente ci sono tantissime cose, però la gente quando vede titolo quinto a comare Teresa o a nonna mia Virginia dice: chi è sto titolo quinto? Che vuol dire? Hai capito? Invece il fatto che tu l'abbia spiegato, magari non punto per punto, ma hai fatto alcuni esempi, sono stati ovviamente esaustivi. E io lo ringrazio a Sebastiano Grazie, Marmato, onorevole Barbanti. Con Grazie il quale, per la verità, abbiamo organizzato, voglio dire, qualcosa, una cena. Con baccalari aiuto, più per patate cose, ma oggi quando sono a Roma non mangiare queste cose. Allora, fatemi passare adesso l'evento del 19 che sta assorbendo molto tempo e poi vi prometto. Oh, ma Arena ancora più quella. Mentre abbraccio. Basta che non te la stringi a sé, che il ragazzo è geloso. Davvero? È anche un pezzo di Marcantonio. Voglio dire, se mi piacciono da più Elena, voglio dire, non è che ci sono i gorilla, cose, la che mi buttano, mi hanno da qua. Quindi vai in capo, Assolutamente. Grazie, onorevole Barbano. Grazie a voi. Tu? Hai già ringraziato io. Vai, non voglio salutare pure lui. Ti lascio il posto. Non è che mi vede solo a Roma, così. Arrivederci. Grazie, Sebastiano, grazie davvero. Ciao, e quindi allora approfitto per dire che il 19 alle 11:30 presso al Teatro Grandinetti, sì. Ha detto. No, al Teatro Umberto. Umberto. Ti chiedo scusa, no, però portare un ministro. E questo l'avevo detto pure io. A un teatro dove ci vanno io, mamma e tu, mi sembra una un proprio riduttivo. Sì. Ma voi non volete che in Calabria non venga gente anche dell'Interland, della provincia, eccetera, perché arrivano ministro? Là ci sono 100 posti a sedere. Abbiamo messo fuori anche i maxi schermi nel caso. Sì, no, vabbè, ho capito, ha organizzato male l'onorevole Barbanti, ma non glielo dico. C'è stata una pessima organizzazione. Vedi che lui venne a rispondere un'altra volta. Mo.
va bene, comunque ci saranno scherzi. Vabbè, cioè non ci saranno maxi schermi fuori, quindi si darà la possibilità a tutti quanti di poter ascoltare soprattutto il ministro Boschi, il ministro, su questi temi molto molto importanti. A prescindere, poi uno ci può guardare, a guardare poi quando ne esci, poi ma molte andranno per guardare. Quando una è buona è buona, se ne c'è la bindi che ne ci va, la gente pensa che va a casa. Io sono stato con la Carfagna, pure lei, una bella donna, Carfagna, come no, una bella donna, a prescindere pure, ce ne sono belle donne, cindesi, guatere, si è mangiata la pasta alla carbonara con me, spaghetti alla carbonara, cucchini, quella Carfagna. Ah, hai capito. Allora, allora, Tonino, a proposito, questo fatto già ti ha cantato a tuo camminare in America. Gli premi Giova, mai cantato. Meno male che doveva essere un segreto. Perché, ma la gente si insiste, ma tu chi voti? Hai dovuto dire, non ti posso giù, non posso votare. La stessa cosa io. Sono a New York. Perché riceviamo questo premio dagli italiani in America. E ci fa onore questa cosa. Mamma mia, Calabrese in the world, poi in the world domenica sempre un premio prestigioso. Tutti quelli che ci vedono in America. Va benissimo. Allora, vi voglio bene. Oggi è stata una giornata particolare, abbiamo incontrato l'onorevole Sebastiano Barbanti, sapete che vive a Lamezia. Però avete toccato, al di là che uno può pensare che avete parlato del no, del sì, che ne avete parlato, però avete toccato tanti punti importanti. No, vabbè, ma Sebastiano, ripeto, lo ribadisco, lo voglio rimarcare, vive sul territorio, io lo incontro spesso, è vero. Lo incontro laddove ci sono e si presentano diverse criticità, è stato sempre in prima fila, perché non apprezzarlo? Scusate, perché non apprezzarlo? Al di là della politica, è una persona molto disponibile, ogni volta che vai ci voglio sfruttare in un caffè, in un pranzo, Giuà, voglio chiudere la trasmissione dicendo, tri parlamentari avemo, se un divio uno sul tuo territorio è a pieno l'uvio e a dori sul avvio, debbo sottolineare la presenza dell'onorevole Barbanti. E scusatemi, non ho capito io. Purtroppo è così. Evidentemente gli altri hanno più impegni fuori sede. Vabbè. Che facciamo, la salva d'Albeno? Sì, Albeno che merita questa chance. Come stai stavendo questo qui? Ah, perché mi vuole mettere la pubblica? No, sto stavendo questo. Sta stavendo quieto, perché sennò chi fa? Ti cazzi. Cioè, mancherebbe altro. Che mi va bene. A proposito, salutiamo gli amici di BL che mi hanno mandato un messaggio ieri, che ci seguono tutti i giorni via internet. Pure che ci rompe mai BL. Mi hanno mandato un messaggio, dopo ti faccio leggere. Allora, vi vogliamo bene, ci vediamo domani. Oggi è stata una puntata, come avete visto, particolare, però diciamo la verità, non è che si può congiunare ogni giorno. Ci sono anche, oggi c'è questo aspetto referendario, vediamo di avere qualche altro ospite, magari ci tengo molto ad avere un altro ospite qua, che voglio dire è dalla parte del no. Ma infatti per la oggi parte abbiamo del no, avuto da parte del sì. Detto, ti chiedo scusa, per la parte del no abbiamo avuto... abbiamo la Carfagna che abbiamo fatto, perciò c'è la par condicio. Sì. No, quindi c'è pratica... Gasparri. Ah, questo. Gasparri c'è. Vabbè, bella parte del no. Va bene, comunque. C'è l'ex presidente della regione. No, perfetto. No, ma io non è che volevo. Ho detto questo per bilanciare qua. Alla rassegna stampa, se c'è qualcuno amico che vuole venire, le porte aperte. Che vuole venire, le porte sono aperte. Non c'è un problema. No. Quindi ormai li mettiamo sotto le ringhie di Tonino Matruda. No, ma con Sebastiano è sempre piacevole. L'ha visto. Si parla come se fossimo assistati alla tavola a mangiare. Così, lui a è così. Perché è fatto così? E io ammiro molto questa sua semplicità, questa sua umiltà. Bene, va Albino, bene. Vieni al posto di lavoro. Ci vediamo domani. Che sta a facire? Tinti popiere pure 50. Ciao, ci vediamo domani, grazie a tutti, seguiteci. Gli do gli auguri che fa 30 anni. Bastiano, l'amico di Mario De Grazia. Va bene? E questa gliela dedico con lui. Tuppi tuppi chi ne allo mio portone, tuppi tuppi chi ne allo mio portone, e lo zumona che è la naga di tuppe la riola, chi vo fatta la limosinella, e lo zumona che è la naga di tuppe la riola,
ti vo fatta la limosinella. La limosina ti la faccio, ma va, battindi. La limosina ti la faccio, ma va, battindi. Catigno una figlia bella e nagati tu per la riola. Catigno una figlia bella, sai malata. Catigno una figlia bella e nagati tu per la riola. Catigno una figlia bella, sai malata. Qui sei malata fa la confessare, qui sei malata fa la confessare. Ti la confesso io e nagati tu bella riola, ti la confesso mo prima mo mori. Ti la confesso io e nagati tu bella riola, ti la confesso mo prima mo mori. Chiudite lo stipo testi barconi, chiudite lo stipo testi barconi. Adamo ne scilla, nagati tu per la riola, Adamo ne scilla confessione. Adamo ne scilla, nagati tu per la riola, Adamo ne scilla confessione. A mamma reta po, ta chi ciangia, a mamma reta po, ta chi ciangia. E tu non mi domo, nagati tu per la riola, e tu non mi domo, poi nu vasillo. E tu non mi domo, nagati tu per la riola, e tu non mi domo, poi nu vasillo. Va bene, io vi lascio, è già tardi. Vi saluto, vi auguro una buonissima giornata, che oggi è proprio bella la giornata. E cosa vi devo dire? Se sempre, se Dio vuole, ci vediamo domani mattina allo solito orario. Ciao, ciao, ciao a tutti.